è stato concepito dialogando con i singoli musicisti o con i direttori artistici delle istituzioni coinvolte. Nel mio mestiere normale faccio il compositore, ho smesso di farlo per 6 mesi, come l'assessore ho smesso di farlo per amministrare la cultura di questa città per alcuni anni, ma ho continuato a farlo costruendo questi programmi, componendo i tasselli e lavorando con i musicisti nel modo più creativo e divertente possibile, perché un primo passo consiste nell'immaginare che l'ascolto della musica classica sia sempre un momento di scoperta e di divertimento. Tutti i concerti, e di nuovo intendo tutti, avranno una presentazione di 4 minuti. Esisteranno i presentatori ufficiali del festival, 2 a Milano e 2 a Torino. A Milano saranno Gaia Varone e Mattia Palma, che sono anche in platea, che vi aiuteranno ad entrare, ci aiuteranno ad entrare nel cuore del concerto. Quali sono le cose interessanti da sentire in quella serata? Dove è stato messo l'accento nella costruzione del programma, dall'artista? Quali sono le chicche o i da non perdere all'interno della programmazione? Quei 4 minuti serviranno ad aiutare tutti gli ascoltatori, i più smaliziati e i neofiti, ad entrare nel cuore, nel vivo dell'ascolto. Ma non è finito, perché alcuni concerti avranno dei sopratitoli sul display che normalmente viene utilizzato per la proiezione dei libretti. Alla Scala o Teatro Regio di Torino scorreranno delle analisi dei brani, un po' come le audioguide che si utilizzano nei musei o nelle mostre. Queste sono testuali naturalmente e di nuovo suggeriscono che cosa ascoltare, quello che sta accadendo. C'è una sinfonia con un tema, bene, il tema viene eseguito dai violini, il tema adesso passa ai violoncelli, questo è il momento della transizione, attenzione, è arrivato un altro tema che viene eseguito dal fagotto e via così. E quindi si potranno seguire alcuni concerti con questa guida istante per istante, che è pensata non per creare erudizione evidentemente, ma di nuovo per moltiplicare il piacere, la consapevolezza, il fatto che la musica classica è un bene collettivo, ma più siamo dentro, più questa cosa ci appartiene e meglio ci sentiamo. Anche perché il ragionamento che io ho fatto è stato di rivolgermi proprio a 2 categorie di cittadini, perché a Milano e a Torino si svolge la vita musicale più interessante del nostro paese, con buona pace delle altre città, ma la quantità e la qualità dell'offerta le rende senza dubbio le 2 città di riferimento. E allora un festival, se è un festival, se vuole rappresentare 20 giorni di festa, 20 giorni eccezionali, non può che partire da questo livello di programmazione e poi fare una proposta che vi si appoggi sopra. In questo senso, dicevo, ho pensato alle 2 categorie di ascoltatori, gli esperti, smaliziati, abbonati, che tutto sanno, e i neofiti che non sono mai entrati in sala da concerto o che approfittano del festival, dei suoi prezzi popolari, della distribuzione nelle sale non centrali per avvicinare la musica classica. E il tipo di programmazione che ho provato a realizzare cerca dunque di rispondere a questa domanda di novità, di freschezza, anche di approfondimento in un certo senso, ma soprattutto di moltiplicazione intensa del godimento della musica classica. E soprattutto escludendo l'aspetto didattico e didascalico, per il quale io non ho una particolare affezione, detto in termini molto diplomatici, cioè l'idea di portare i bambini e i ragazzi a imparare i nomi delle note a un concerto o a riconoscere gli strumenti, non mi sembra sia la missione di un musicista e certamente non vuole essere la missione di Mito. La mia idea è che i bambini e i ragazzi possano andare ad ascoltare dei concerti concepiti per loro se la proposta è emotivamente forte, se l'esecuzione è di alto livello, se sono dei musicisti importanti che hanno deciso di spendersi per gli ascoltatori più giovani. L'unica cosa che deve cambiare è il ritmo, perché questo sì, il tempo di attenzione di un bambino di 2 anni è diverso rispetto al mio, ma la qualità dell'offerta musicale, dell'offerta emotiva, lo ripeto, credo che debba essere lo stesso. Ma la cosa più importante è che sono tutti autori che hanno a cuore le nostre orecchie. La musica ha passato degli anni molto duri, si sono scritti brani tostissimi da ascoltare, punitivi, siamo stati invitati a seguire della musica che non ci interessava e collettivamente di fatto non ci piaceva, persino un autore duro e puro come Nachman ha recentemente
raccontato che sì, effettivamente ci siamo sbagliati, la musica ha preso una direzione che l'ha portata in un vicolo cieco, ma adesso il mondo è pieno di compositori che scrivono musica in altro modo, recuperando il piacere, pensando alle orecchie e non soltanto all'aspetto cerebrale, pensando che l'utilizzo di un sistema tonale o modale o di armonie riconoscibili o di ritmi che si possono ripetere non fosse un danno o un problema. I compositori che ho invitato per questo festival sono tutti compositori che, nella differenza enorme degli stili, creano musica pensando innanzitutto al piacere, al godimento, all'intelligenza dell'ascoltatore che deve ricevere il frutto del loro lavoro attraverso una percezione positiva. E questa mi sembra una cosa importante da sottolineare. Ci sono tre commissioni che Mito ha lanciato, ci sono molte prime esecuzioni assolute, europee, italiane, trovate il dettaglio nella cartella stampa, e mi sembra che la forza di un festival che forse adesso è più riconoscibile ancora nella propria programmazione stia anche nel fatto che a Mito si inventano delle cose, si inventano i programmi, ma si ascoltano anche dei brani che soltanto qui si possono ascoltare, soltanto in quei 20 giorni, perché tutti i programmi, come dicevamo, sono davvero stati pensati apposta per il festival. A Milano per la prima volta quest'anno ci saranno, oltre ai concerti nelle sale centrali e migliori della città, anche dei concerti in sale non centrali. Quindi la scansione del festival sarà sempre un concerto pomeridiano e un concerto serale in centro, e poi in parallelo un concerto serale in una delle zone della città, e tutte vengono coperte. Questi concerti nelle zone non centrali sono affidati in alcuni casi agli stessi musicisti che suonano nelle sale centrali. Vi faccio l'esempio di Mario Brunello, che suona e dirige un concerto con l'Orchestra Filarmonica di Torino e poi suona in sestetto e poi suona da solo in sale non centrali. Andrea Lucchesini tiene un concerto con l'Orchestra Giovanile Italiana e poi suona in quintetto e poi suona il Carnevale degli Animali in sestetto in una sala non centrale. L'idea è dunque di dedicare la stessa attenzione anche agli ascoltatori che non frequentano la zona centrale della città o non hanno la possibilità o la voglia di spostarsi. Siamo nella sede dei pomeriggi musicali, l'orchestra dei pomeriggi musicali farà ascoltare un programma in cui si accosta Johann Sebastian Bach, ma anche P.D.Q. Bach, che non so se tutti frequentate la sua musica, ma è un figlio molto illegittimo di Bach, qualcuno sostiene anche che non sia mai esistito, sia stato invece inventato da un musicologo di nome Peter Schickele. Certo, le date di nascita e di morte di P.D.Q. Bach sono molto curiose, perché risulta nato alcuni anni prima della, due anni dopo, pardon, la sua data di morte, e anche il titolo di un concerto per due pianoforti contro l'orchestra è un po' sospetto, ma insomma è un'occasione per ascoltare una delle tante musiche meno consuete che fanno parte della nostra programmazione, ma anche il concerto di apertura subito dopo lo spettacolo per bambini dai 2 ai 4 anni con la London Symphony diretta da Gianandrea Noseda. È uno spettacolo che mi piace ricordare in quanto inaugurazione, ma anche in quanto rappresentazione del lavoro che abbiamo fatto. La London Symphony non si esibisce a Milano e a Torino con un proprio programma da tournée, ma fa ascoltare la prima esecuzione italiana di alcuni preludi del secondo libro dei preludi per pianoforte di Debussy, trascritti da un compositore greco, Nikos Christodoulou, che sarà presente anche a Milano e a Torino per le esecuzioni, e quindi creando un programma originale apposta per il festival. Se lo si vuole ascoltare, c'è questa occasione, Mito, o Milano o Torino, oppure lo si perde e non lo si ascolta più. È una edizione del festival nella quale la musica classica certo non si nega alla collaborazione tra se stessa e le altre arti. Lo spettacolo di Glimp con il live painting, ve lo accennavo, un altro spettacolo per bambini fortissimo che si chiama Stand By Me, in realtà per ragazzi, ha una VJ che realizza una serie di proiezioni
che credo soltanto un preadolescente o adolescente possa godere, capire e apprezzare così come i nativi digitali sanno fare, né? Non sono più tra loro. Tutto questo viene fatto però insieme all'esecuzione di musica del grande repertorio classico affidata al quartetto di sassofoni Simium, che è una delle grandissime formazioni del mondo, che noi ascoltiamo normalmente nelle sale da concerto tenere dei recital in cui si può impettiti seguire il loro lavoro, e che invece in questo caso si prestano a realizzare uno spettacolo per ragazzi che dunque ha addosso la forza e l'energia che soltanto i grandi artisti possono regalare. Nasce dal lavoro straordinario di Nicola Campogrande, dal lavoro di Anna Gaster, dal lavoro che volevo prima ricordare e naturalmente va esplicitato tanto della Fondazione Pomeriggio Musicale di Milano quanto della Fondazione della Cultura, decima edizione del Festival Mito Settembre Musica, che raccoglie l'eredità dei padri, un'eredità importante che abbiamo prima citato, ringraziato e declinato, ma soprattutto indica il cammino e la strada ai figli, a partire davvero dai bambini più piccoli che proprio in questa sala, fin dal 3 settembre con Glip, potranno essere protagonisti dell'offerta culturale della città con gli stessi diritti dei loro genitori, dei loro nonni. Buon Mito Settembre Musica a tutti e arrivederci a settembre.